Parte lunedì prossimo, 20 aprile, la consegna gratuita delle mascherine protettive in 1150 farmacie e in 230 supermercati della Toscana. Lo ha annunciato il governatore Enrico Rossi. Si tratta delle mascherine in tessuto non tessuto autoprodotte nella nostra regione. Nelle farmacie sarà consegnata una confezione da 5 mascherine a ogni cittadino di età superiore a 6 anni per un numero di 30 mascherine al mese. Per ritirarle sarà necessario presentare la tessera sanitaria o il proprio codice fiscale. Per quanto riguarda la grande distribuzione, le confezioni da 5 mascherine saranno distribuite presso i punti vendita del gruppo GDO, cioè Coop, Conad e Lidl, nell'orario compreso dalle 9 alle 16. Il numero di mascherine che saranno complessivamente prodotte e distribuite in Toscana è davvero rilevante. Noi abbiamo già fatto arrivare qualcosa come 1,5 milioni di mascherine alla grande distribuzione e 1 milione alle farmacie. Lunedì, quando partirà l'iniziativa, consegneremo nuovamente un altro 1,5 milioni di mascherine alla grande distribuzione e 1 milione di nuovo alle farmacie, e poi continueremo nei giorni successivi con una distribuzione alla grande distribuzione e alle farmacie che si attesterà intorno al 1,5 milioni al giorno. Dico questo per dire che non c'è motivo di affrettarsi, non c'è motivo di fare la corsa ad accaparrarsi di troppe mascherine, non c'è motivo insomma di svuotare gli scaffali. Procedete regolarmente secondo la vostra vita usuale, recatevi nei negozi, recatevi in farmacia prima di tutto quando avete bisogno per qualche altro problema di carattere sanitario. Più questo avverrà con regolarità e normalmente, e più tutti quanti potranno avere diritto di accedere a questo importante presidio, ripeto, in modo gratuito, perché le spese io credo che è giusto siano a carico del Servizio Sanitario Regionale. La Regione, ha aggiunto il Presidente Rossi, continuerà comunque a rifornire di mascherine i comuni dove non ci sono supermercati o che hanno frazioni dove non si trovano farmacie.